Riprendiamo con un esercizio in cui mettiamo in pratica quello che abbiamo appena visto. E questo è il penultimo esercizio del corso, che è anche il penultimo argomento, vuol dire. E quello che vogliamo fare in questa ora è continuare con l'integrazione tra la nostra applicazione React e il server Express e quindi realizzare le operazioni di voto e aggiunta e modifica di una risposta. E poi opzionalmente si possono anche implementare le altre operazioni che sono ancora mancanti se servisse sul client e sul server, ma una volta fatto il voto, l'aggiunta e la risposta abbiamo praticamente coperto i casi principali, ok? Allora, partiamo dal voto. In teoria il server non dobbiamo toccarlo più. Partiamo dal votare una risposta. Allora, dov'è il votare una risposta? Il votare una risposta è in question component, se non sbaglio, esatto, dove c'è questo metodo votup che in questo momento vota, aggiunge un più uno a una risposta ma non comunica col server. E questo metodo votup viene poi passato all'elenco delle risposte e quindi in answer component c'è poi, ricordate, il bottone da qualche parte, questo qui, che è un click su votup. Allora, la prima cosa che ci serve è un API. Quindi, creiamo un API che possiamo chiamare vote. Quindi sarà asincrona. Abbiamo bisogno di un parametro in questo vote. L'ID della risposta. Se guardiamo l'API su server, ci dice che per votare abbiamo bisogno di fare una post a API answer ID della risposta vote con corpo della richiesta vote, due punti, upvote, se vogliamo votare un in più. E nella nostra applicazione possiamo solo votare un in più, quindi solo sarà sempre upvote. Quindi, cosa scriviamo qui? In queste API? Const response uguale a wait, perché è una sync, fetch, la URL la copio da qua perché sarà simile, sarà server URL slash API slash, abbiamo detto, answers slash answer ID slash vote, giusto? Dovrebbe essere così. API answer answer ID vote. E poi ci serve le options, in questo caso, quindi il secondo parametro che è, che ci serve il body sicuramente, quindi json.stringify, così lo scriviamo come oggetto JavaScript, vote, due punti, upvote. Cos'altro ci serve in queste opzioni? Sicuramente il corpo, poi ci servono altre due cose. Il metodo, perché di default fa una get, a noi serve una post. Quindi method, due punti, post.
E poi ci serve ancora una cosa, il content type. Ora il content type è dentro un oggetto che si chiama headers, e dentro headers dobbiamo mettere content type e content type application JSON. Ci serve qualcos'altro? Per fare la richiesta? No. Una post con upvote, perché è l'unica cosa che facciamo è votare un in su, con un content type, perché il contenuto di quella richiesta è un JSON. Poi, se la risposta non fosse ok, per esempio, possiamo prendere il messaggio d'errore, const error message, da await response.json, perché il messaggio d'errore lo ritorniamo in JSON, e poi possiamo fare un throw error message, e poi bisognerebbe gestirlo lato React, e altrimenti ritorniamo null. Poi facciamo così, to do, migliorare gestione errori risposte. Nel senso che il nostro server sul vote in teoria ci risponde no content 204, quindi non c'è contenuto, non c'è valida la risposta, ma nel caso di 503 o di 422 ci saranno un JSON che rappresenta la risposta, quindi nel nostro caso non abbiamo un corpo della risposta se la risposta è ok. In caso di errore potrebbe tornare un'istanza di error con dentro un messaggio? Quindi se abbiamo fatto il throw il messaggio. Ah sì, si può anche fare così, non c'è differenza. Potrebbe anche essere throw error aperta parentesi error message. Sì, si può anche fare così. Sì, la differenza è che questa deve essere una stringa, mentre error message sarà per forza una stringa. Error message. Sarà una stringa che rappresenta... In realtà non è una stringa. Ok. Sì, potremmo fare new error, ma error message deve essere una stringa. E dato che error message è un oggetto... In questo caso o lo trasformiamo in una stringa, quindi recuperiamo dall'oggetto, che ci sarà error message punto, non mi ricordo, punto text. Vediamo cosa fa. Punto errors, che è un array, quindi sarà... E poi l'array bisogna convertirlo in stringa. E se no direttamente punto message, quindi bisognerebbe gestire il caso, un 503, un 422, gestirlo diversamente. Quindi sì, diciamo così, migliorare, però in prima battuta restituiamo l'intero oggetto con dentro gli errori, qualunque si siano. Tanto in un caso tipico non avremo errori. Ok? Quindi questa è la nostra API di voto. A questo punto dove andiamo a chiamarla? Dunque, in Answer Component abbiamo detto che c'è un... vote up. Dobbiamo modificare questo vote up? Questo on click? No. Andiamo a modificare questo vote up direttamente. Questo vote up, a questo punto, che è definito in question component, cosa dovrà fare? Se usiamo lo stesso meccanismo che abbiamo detto prima, aggiornamento parallelo dello stato, quindi aggiornamento dello stato interno, marcatura come temporaneo e chiamata all'API, quello che dobbiamo fare è
aggiornamento temporaneo esattamente come stiamo facendo adesso. Quindi questo è aggiornamento temporaneo dello stato. Qui torniamo alla nuova risposta, esattamente come è così, con lo score più 1. Come lo marchiamo temporaneo? Come possiamo marcarlo temporaneo? Potremmo per esempio dire che questa è una risposta e poi fare return answer. E dato che questi sono oggetti JavaScript, possiamo fare answer.voted uguale true. Dato che sono oggetti JavaScript, non possiamo inserire proprietà in ogni momento in un oggetto JavaScript o cancellarne. Quindi aggiungiamo una proprietà che non è una proprietà di answer tipicamente, ma ci serve per... è una proprietà di presentazione, di visualizzazione. Quindi diciamo che è stata votata temporaneamente, ma non ha ancora ricevuto una risposta. E questo voted potrebbe, per esempio, essere che quando questo voted è true, in answer component, qui su questo, dopo questo on click, potremmo anche dire che il bottone è disabilitato se props.answer.voted. Quindi se quel voted esiste, ed esiste solo nel caso in cui è temporaneamente aggiornato, ed è true, disabilitiamo il bottone di voto. Questo può essere un modo per marcare come temporaneo. Quindi finché non ricevo la risposta positiva o negativa di un voto memorizzato, non posso più votare quella risposta. Disabilito il bottone, per esempio. E quindi cosa dobbiamo fare qui? Dopo questo set answer, a questo punto, quindi aggiornamento temporaneo, abbiamo detto, e a quel punto cosa dobbiamo fare dopo aver aggiornato lo stato temporaneamente? Chiamare l'API. Quindi le API devono essere importate, lo sono, quindi api.vote, dobbiamo passare l'id della risposta, che è answerid, e a questo punto gestire il caso.then non qua. Qua. Punto then e punto catch, perché abbiamo detto che c'è anche un errore. Nel punto catch facciamo un console.log error, che è quello che riceviamo. Cosa dobbiamo fare nel punto then? Quindi quando il voto è andato a buon fine? Dobbiamo settare voto da false. Cosa abbiamo detto che facciamo quando inviamo qualcosa a server? Richiediamo l'intero stato, così se ci sono altre modifiche le prendiamo, altre modifiche da altri client le prendiamo. Quindi cosa scriviamo nel punto then? Get answers. Quindi get answers. Che dobbiamo però tirare fuori dallo use effect, perché sennò non è raggiungibile. Quindi semplicemente lo mettiamo come metodo prima dello use effect.
e lo use effect non cambia. Quindi abbiamo tolto getAnswer e useEffect, ma continuiamo a chiamarlo dentro lo useEffect. E qui, semplicemente, quando ha successo, andiamo a chiamare quel getAnswer per riprenderci tutte le risposte, in questo caso col voto aggiornato. E dato che arrivano le risposte col voto aggiornato, questo voted non ci sarà più e di conseguenza il bottone si sbloccherà. Sì? GetAnswer non è una callback, è solo una funzione, un arrow function. Sì, per il fatto che è già una funzione, è necessario andare a scrivere una callback in cui richiamiamo quella funzione anziché passare direttamente la funzione a lei? Proviamo. Proviamo prima a vedere se funziona così. Quindi proviamo a lanciare intanto a lanciare tutto e vedere se funziona così. No daemon server e npm run dev. Quindi andiamo in queste e proviamo a votare l'ultima. E va 1. E se facciamo refresh, continuare meno 1 vuol dire che questo voto è stato salvato. Non abbiamo potuto vedere la disattivazione del bottone. Perché? Perché il server è veloce. E allora rallentiamo il server. Rallentiamo temporaneamente il server. Mi raccomando, se volete rallentare il server a casa vostra fatelo, ma non consegnate un server rallentato all'esame. Dov'è il vote? Vote. Qua. No. Qua. Come rallentiamo il server? Non c'è la sleep, ma possiamo fare un... Perché poi a un certo punto non c'è una sleep. C'è un setMout. Ricordate setMout settimane fa? SetMout che vuole una callback, e in questa callback mettiamo restatus 204, quindi semplicemente facciamo aspettare e poi ci mancano manca una parentesi e poi ci manca il tempo, facciamo aspettare 5 secondi. Quindi semplicemente lo blocchiamo per 5 secondi, dopo 5 secondi circa mandiamo la risposta. Così dovremo vedere il risultato. Vediamo se Nodemon è ripartito. Sì. Quindi facciamo refresh per sicurezza. Proviamo a votare il primo. Vedete che adesso il bottone è disattivato. Questo va a 9 e dopo 5 secondi circa ritorna attivo e quindi vuol dire che la modifica è stata presa. Questo ovviamente lo vediamo solo perché abbiamo rallentato il server. Ok, quindi funziona. Proviamo allora a fare quello che diceva lui, togliamo questa callback e vediamo cosa succede. E votiamo l'ultima. Serve la callback. Serve la callback. Perché se... Non, se tu fai... Forse se togliendo le parentesi graph, le parentesi tonde alla callback, mettendo solo il nome, perché se no la esegue forse quando viene dichiarata. Esatto, la segue quando viene dichiarata, no? Come...
Quindi sì, o togliamo l'analisi di graph oppure lasciamo la callback, è più allineato che col catch. Perché l'esegue quando viene eseguita, quindi poi lo score non si aggiorna perché non aggiorna lo stato correttamente, eccetera, eccetera. Finché non si fa refresh. Ok, e il vote l'abbiamo fatto. Questo chiudiamo ancora un po'. Non l'ho messo. Allora, voted qui lo metta true. Ma quando questo getAnswer viene chiamato, questo elenco di risposte, l'elenco delle risposte viene riscritto interamente dal server. E quindi quell'attributo voted su quella viene cancellato, perché non è un attributo lecito per una risposta. E quindi, dato che non c'è, è undefined, dato che undefined è false. Sì. E poi modificavamo lo stato visto che c'era la use effect quando renderizzava il componente richiamava già le API senza bisogno della memoria. Se facevi dipendere use effect da quello stato, sì, quello è un altro modo. Questo è il modo facile, è uno dei modi, bloccare il bottone. L'altro modo poteva essere farlo dipendere da uno stato, ma ti serve comunque una visualizzazione per dire sono in uno stato transiente, no? Loading, devo aspettare, quindi puoi disattivare, devi comunque trovare un modo per disattivare un bottone tramite uno stato, oppure cambiare lo sfondo della riga, oppure scrivere pending, quindi fare da qualche parte qualcosa. L'API comunque veniva chiamata lo stesso un'altra volta, solo che automaticamente attraverso un altro stato piuttosto che selettivamente. Però questo è quell'esempio che la documentazione di React ci dice non fate un use effect apposta per gestire questo caso, ma chiamate direttamente tutto all'interno della richiesta, dell'end user action, no? Questa è un'azione dell'utente. Però sì, anche avere uno stato aggiuntivo, è più complicato avere uno stato aggiuntivo da gestire, eccetera. Però anche quello è lecito. Altre domande? Ok, allora aggiungiamo l'aggiunta. Allora, iniziamo dall'API, che è la parte più facile. Facciamo copia di questo, perché tanto l'aggiunta è molto simile. E questo lo possiamo chiamare addAnswer, che ha bisogno non dell'answer ID, ma dell'intera risposta, e del question ID. La API per aggiungere una risposta è API / questions / question ID / answers. Il metodo, quindi facciamo la post alla collezione di tutte le risposte di una certa domanda, il metodo è sempre post, l'header è sempre content type application JSON, il body è un po' più complicato questa volta. Che cos'è il body? Il body, se vogliamo scriverlo intero, è text, answer.text, virgola, email, answer.email, poi c'è score che è 0 perché è una nuova risposta sempre score 0 e poi c'è date che sarà answer.date. E poi il resto è più o meno uguale, se la risposta è ok c'è il messaggio d'errore. E se tutto va bene, in realtà ci restituisce l'ID della risposta appena aggiunta, ma nel nostro caso non abbiamo un posto dove visualizzarlo questi ID, tanto richiediamo l'elenco di tutte le risposte, quindi non ci cambia molto. Essendo date o dei JS, la stringify come lo chiamo? Date
non è più un DJS in questo caso, perché questo data arriva dal form, che è già una stringa, se no bisogna fare punto .format bla bla bla. Ma in questo caso c'è una stringa perché arriva dal form, quindi dove non lo convertiamo in DJS più. E boh, quindi questo dobbiamo solo esportarla, perché sennò non funziona. Ora, dove andiamo a chiamare questo add answer? Nel form. Dov'era add answer prima? L'avevamo add answer prima, in app. Ci serve ancora qua, in app, questo? No, per due motivi. Uno, perché answers non è più qui, perché l'abbiamo spostato, e due, perché non ci serve più calcolare l'ID, in quanto ce lo darà il server. Quindi questi due, add answer e update answer, di conseguenza non ci servono più d'app, possiamo proprio cancellarli. E di conseguenza, quando li passavamo alle route, anche non dobbiamo più passarli, perché ci penserà il form direttamente a gestire. Fatemi però fermare l'applicazione, perché se no... Ok, ci penserà il form direttamente a gestire quello che gli serve. Quindi, nel form, dobbiamo chiamare add answer nel form. Quindi, invece di aggiungere la risposta allo stato in questo modo, perché abbiamo detto che non l'abbiamo più, add answer, cosa facciamo? Richiamiamo direttamente API, che dobbiamo assicurarci che sia importata, sì, punto add answer. Che cosa vuole questa add answer? Vuole la risposta answer che abbiamo creato poco prima, e ha tutti i campi che ci servono, perché lo scorso era 0, e l'ID non dobbiamo passarlo perché ce lo darà il server, e il question ID. Dove abbiamo il question ID? Nella props non l'abbiamo più, perché prima passavamo direttamente il metodo. Nei parametri della URL ce l'abbiamo. Quindi potremmo prenderlo per rendere il form autocontenuto, la pagina del form autocontenuto, potremmo prenderlo dal parametro. Quindi qui andiamo a fare const question ID uguale useParams. E a questo punto possiamo direttamente usarlo qui sotto. E in maniera analoga prima, punto then, qui si può anche usare async await, ma bisogna rendere tutta la funzione asincrona, ovviamente, punto then e punto catch, come prima. Cosa facciamo nel punto catch? Lasciamolo perdere il punto catch per ora. Facciamo il punto then. Ci vorrebbe anche un punto catch per gestire eventuali errori che vengono. Cosa facciamo nel punto then? Non ci abbiamo get answers qui. Questa è la pagina del form. Nella pagina del form abbiamo solo il form. Facciamo una navigate alla lista delle risposte, che
da sola farà la get answer, perché quando il componente viene creato chiamerà la get answer, quindi prenderà tutte le risposte. Quindi possiamo fare navigate a, possiamo mettere la URL intera, quindi a questions slash question ID che tanto abbiamo. Come gestiamo il caso ipotetico dell'errore o il caso ipotetico del server lento? Con uno stato di waiting, nel form questa volta. Quindi potremmo avere uno stato aggiuntivo, mettiamolo sopra di questi qui, che possiamo chiamare waiting, set waiting, useState, e lo inizializziamo a false, perché inizialmente quando appare il form non stiamo aspettando, dobbiamo compilarlo prima. E poi possiamo per esempio far vedere un messaggio, visto che siamo nella pagina del form, e l'API con successo fa un redirect, staremo bloccati nella pagina del form finché non abbiamo una risposta da server. Quindi potremmo inserire un messaggio nella pagina HTML, per esempio, dobbiamo aggiungere un altro, un padre, perché sennò non funziona, e possiamo dire che se lo stato di waiting è true, possiamo usare un alert, quindi un componente bootstrap di alert. Alert, vediamo se bootstrap l'ha anche importato. Sì. Alert, mettiamo come variant secondary, che dovrebbe essere grigio, e come messaggio mettiamo please wait. Dove mettiamo waiting a true? Prima di chiamare l'API. Prima di chiamare l'API. Ora, dato che avremo anche un'API sull'edit, ovviamente lo chiamiamo qui prima di fare questo if, che è esattamente dove chiamiamo l'API. Quindi qui, set waiting. Ok, proviamo se... Questo dice se waiting è true, aggiungi alert alla pagina, se waiting è false, no. Allora, proviamo se funziona, facciamo ripartire tutto, aggiorniamo, apriamo la console per vedere se ci sono errori. Allora, il vote continua a funzionare, non l'abbiamo toccato, ma giusto per verificare. L'add, proviamo come testo test, come mail mettiamone una valida. Perché vi ricordo che il server controlla che la mail sia di un utente valido. Quindi se qui mettiamo una mail a caso, il server non farà l'aggiunta e noi non stiamo intercettando nessun errore in quel caso, e quindi semplicemente la risposta non sarà aggiunta.
Quindi mettiamo una mail valida e come data lasciamo oggi e premiamo add. E c'è un errore nell'API, ho dimenticato uno slash. Ecco, se il server aspettasse, o in questo caso anche in caso d'errore, visto che non stiamo gestendo l'errore, ci compare please wait. In questo caso è un errore, l'API manca uno slash. Qui. ID question, question ID slash answer. Quindi riproviamo. Test. Add. E siamo andati immediatamente nell'altra pagina e questo è stato aggiunto. Se facciamo refresh vediamo che test rimane e vediamo che possiamo per esempio votarlo sempre aspettando 5 secondi. Se volessimo provare il waiting, cosa possiamo fare di nuovo? L'abbiamo provato perché c'è stato un errore, ma nel caso senza un errore, come potremmo fare a provare il waiting? Rallentare di nuovo il server. Quindi per esempio andiamo a rimettere un set timeout nella add. Qua. Però invece del 204 rimettiamoci questo 201. Quindi se noi rallentiamo il server, test 2, e facciamo add, ci viene scritto please wait for the server answer e dopo 5 secondi facciamo il navigate perché a quel punto abbiamo ricevuto la risposta e andando su questa pagina riprendiamo tutto l'elenco delle risposte dal server, quindi abbiamo la versione finale definitiva. Come vi dicevo, se noi mettessimo un indirizzo mail a caso e facessimo add, ci torna un errore 422 a un processable entity, che non dovrebbe in realtà. Fatemi mettere una mail che sembra più vera. Ok. In questo caso non ci arriva nessun errore, aspettiamo comunque 5 secondi, ma la riga non ci appare. Perché nel server non stiamo gestendo nessuna risposta. Se ricordate, non stavamo gestendo nessuna risposta relativa se l'utente mandavamo indietro questo resolve, quindi rispondevamo positivamente con questo errore, ma nel server semplicemente facevamo un 201 location ID. Quindi in questa location mettevamo l'errore in questo caso. Ma dato che noi non stiamo leggendo la location, in quanto non ha senso leggere una location con un errore, non vediamo il messaggio. Quindi qui nel server andrebbe modificato che se la mail è sbagliata dovremmo mandare non un 201 ma un altro messaggio con l'errore, quindi vedere se questa cosa che viene tornata è un ID, restituire 201, altrimenti se è un errore, restituire l'errore. E quindi questo si potrebbe aggiornare in quel modo. Nel nostro caso, attendere non sarà un problema perché nel client non sarà un problema, poi nel server andrebbe sistemato lo stesso, ma perché nel client non sarà un problema attendere? Secondo voi? Settimana prossima aggiungeremo il login, quindi cosa potremmo fare a quel campo? Precompilarlo con l'indirizzo mail della persona loggata, che essendo loggata esiste per forza sul server.
Quindi questo adesso è un campo libero, ma settimana prossima sarà un campo che uno non compila più, perché sarà la mail della persona loggata in quel momento. Quindi questo ci minimizza di nuovo il problema. E, ecco, l'altra cosa che potremmo fare su questo form è, per esempio, dire che il bottone di aggiunta è disattivato se waiting è true. Così, mentre aspetto, non posso più premere il bottone aggiungi, in maniera analoga a quello che abbiamo fatto per il voto. E stessa cosa per l'update. Ok? A questo punto facciamo l'update, che però è tremendamente uguale, tremendamente simile all'add. Quindi, prendiamo l'API, e facciamo diventare edit answer, update answer. Update answer ha bisogno dell'intera risposta, non ha bisogno della domanda, dell'ID della domanda, perché la sua URL è API answers answer ID, che possiamo prendere dall'interno della domanda. Non sarà una post, ma sarà una put. L'header è sempre lo stesso. Il body è simile, con la differenza che lo score sarà answer.score, perché non sarà 0, sarà lo score che ha già la risposta quando vado a modificarla. E il resto poi è analogo, e vado a esportarla però. Quindi, molto simile all'add, che era molto simile al vote, quindi una volta che avete una struttura che funziona, al netto della gestione degli errori e della gestione delle informazioni che tornano dal server, e una modifica di metodo, corpo e quant'altro, e di URL, e l'update la esportiamo, a quel punto, in maniera analoga a quello che abbiamo fatto prima, in answer form, nel submit, andiamo a fare quello che facevamo per l'add. Quindi api.updateAnswer, gli passiamo la risposta e, se va tutto bene, navighiamo poi a questions, e anche qui ovviamente servirebbe un punto catch, scriviamolo come commento, gestire eventuali errori. Questa parte di prima non ci serve più, perché non abbiamo più una props. Ora, qui cambia una cosa rispetto all'add nella risposta. Che cosa c'è in questo oggetto answer qui? Manca l'ID, ma non solo. Manca anche lo score. Quindi cosa dobbiamo fare qua? Dobbiamo aggiungerci l'ID e lo score, perché potenzialmente l'email non cambierebbe, però potenzialmente il testo, la mail e la data potrebbero cambiare. L'email abbiamo detto no, perché sarà l'email della persona. E quindi potremmo costruire un nuovo oggetto in cui andiamo a mettere id uguale answer id, scusate, props answer id, perché passavamo la risposta da modificare tramite props, poi answers e poi facciamo lo spread di answer e score due punti props.answer.score. Così recuperiamo lo score originale, recuperiamo l'ID originale. Questo props.answer, per ricordarvi,
lo passavamo da question component, da questo add question layout. Se eravamo nella modalità edit, creavamo questo editable answer dal location state e poi lo passavamo come answer. Quindi in questo oggetto answer abbiamo la risposta da cui recuperare l'ID e lo score originale che non andiamo a modificare. Se proviamo anche questo, facciamo refresh, facciamo edit, modifichiamo quella che ho appena creato, facciamo test 2 punto esclamativo e mettiamo la data al 28 aprile del 2023 e facciamo update. In questo caso è di nuovo immediato perché non abbiamo rallentato il server, non ci sono errori, vedete che test 2 ha un punto esclamativo e la data è diventata nel 2023. Quindi l'edit funziona. E il form di edit è precompilato come era precompilato prima. Ok? Se dovessimo fare un delete sarebbe analogo, solo che invece che un metodo post put useremo un delete e toglieremmo l'elemento dall'array invece che aggiungerlo. Quindi invece del più simile al vote, invece di bloccare il bottone e poi cambiare il voto, marcheremo magari l'intera riga in rosso per dire è stata cancellata, oppure metteremo tra parentesi cancellato e poi chiederemmo quando il server risponde l'intero stato delle risposte e quindi la riga cancellata non ci sarebbe più. Ok? Però è molto meccanico da questo punto di vista. Una volta fatta due o tre opzioni è una combinazione spesso di quelle. Ok? Cosa succede? Allora, apriamo una piccola parentesi, ma la risposta dovrebbe essere ovvia ormai. E ricordate questo cos'è? Cos'è questo componente? Cos'è questo componente? Che pagina visualizziamo con questo componente? La pagina della domanda che poi ha delle risposte, la tabella delle risposte. No, quella è l'altra, questa è la add edit. Quindi questa è la pagina che poi visualizza il form. Okay. Quindi questa. Ok? Cosa succede se faccio un refresh di questa pagina? Questa è una pagina HTML normale, non ho sottomesso il form, no? Quindi ho questions 1 slash add answer. Se io faccio refresh di questa pagina? Da errore. Perché? Perché non abbiamo messo question punto di domanda. Perché anche in questo caso, come prima, va a prendere l'ID della domanda, perché ci serve per visualizzarla qui, è il testo della domanda, non qui, scusate, qui, ma dato che al primo rendering l'useEffect non è ancora stato chiamato, bla bla bla, non c'è niente. Se questa pagina del form avesse avuto solo il form, senza question 1 e quant'altro, ovviamente non ci sarebbe stato bisogno. Quindi se noi volessimo anche risolvere quello, e quindi in realtà questa porzione di codice non la raggiungiamo mai,
perché ci dà sempre errore questa porzione di codice quando la risposta non è stata trovata. Quindi se io scrivo question 27 ad answer, in questo caso non esiste una question 27, e o la risposta non è stata mandata e quindi di conseguenza non arrivo mai in questo punto, perché si blocca prima a causa di questo question. Quindi anche in questo caso potremmo risolverlo con aperta graffa questions, punto di domanda, question description qualcosa, ok? Vabbè, avete capito. Adesso senza questions, dovrebbe essere questions, punto di domanda. Ce ne serve un altro perché ne abbiamo più di uno. E poi ci serve il chiudere questo in fondo a tutto, direi, qua. E qui ci vorrebbe un qualcosa di meglio di questo. E allora facendo così, se io faccio refresh, funziona, e se io scrivo question 27 o 24, e in questo caso con lo slash, ci dà una pagina bianca perché è bloccato prima, sì, perché abbiamo messo niente, esatto. E questo qui arriverebbe solo se la risposta non è trovata. E questo qui relativo magari togliamolo, mettiamo l'assoluto, tanto questo è un to slash question slash dollaro question.id. Così togliamo quella URL relativa, tanto dobbiamo tornare alla pagina prima, che è la pagina della singola domanda. Ok? Quindi qui stesso problema di prima, che si risolve in maniera analoga. E qui ovviamente ci vorrebbe qualcosa di più furbo, di bianco. Ok, domande su questo? Ovviamente adesso abbiamo il server rallentato, ma bisognerebbe poi togliere quei set timeout e rimetterlo alla velocità normale. Ok, e questo chiude la parte sugli use effects. Sì. E quando mettiamo un URL tipo questions slash 127 slash ad answer. Ok. Però lì adesso io ho scaricato il codice che era stato cassato prima e c'era già qualcosa. E nell'altro, questo è l'add edit, question layout. Guarda bene, okay. Che non sia il question layout senza add edit, che si assomigliano ma non sono identici. Dove c'era già quel question di prima che abbiamo visto nell'ora precedente. Ok? Dicevo, questo chiude la parte di use effect. La settimana prossima con Luca vedrete l'autenticazione in aula. E poi ci sarà un laboratorio sull'autenticazione. Fra 2 settimane avremo un seminario in 1 ora e mezza di, speriamo, in teoria, di Bending Spoon. E poi il giovedì non faremo laboratorio, ma faremo simulazione d'esame. E dato che per quella data ci sarà già il tema d'esame nuovo, il tema d'esame per il primo appello pubblicato, parleremo anche un po' del tema d'esame
pubblicato, ma la parte di nuove conoscenze da applicare per l'esame si chiuderà la settimana prossima. Quindi dopo la settimana prossima non ci sarà più niente di nuovo da fare o saper fare. Sarà preparazione all'esame oppure questo seminario extra. Parlando di esame, in questo tempo che ci manca, giusto per ricordarci o per ricordarvi quali sono le regole d'esame, questo è un lungo testo che descrive quello che adesso provo a raccontarvi a voce. Allora, cosa succede per ogni appello? Ve lo ricordate? Viene caricata una traccia 20 giorni prima della data dell'appello. Nella prima settimana, o giù di lì, di quando viene caricata la traccia rimane aperta per commenti, quindi se c'è qualcosa che non è chiaro, eccetera, potete lasciare un commento, e se un commento significativo viene modificata la traccia, se un commento non significativo o non abbastanza da modificare la traccia, viene solo risposta al commento. Questa è la prima settimana. Dopo la prima settimana la traccia viene definita come finale, quindi non si fanno altre modifiche alla traccia, ed eventuali commenti di chiarimento si possono fare nel gruppo Telegram, quindi, dove ci sarà un topic apposta per ogni appello. La scadenza per consegnare il progetto è fine giornata, quindi 23:59:59, del giorno prima della data ufficiale dell'appello. Quindi per il primo appello il 27 giugno, un minuto a mezzanotte, o un secondo a mezzanotte, prima di mezzanotte insomma. Perché il 28 è la data degli appello e quindi in teoria inizieremmo l'esame quel giorno. Per partecipare all'esame dovete consegnare entro la scadenza, questo è, mi sembra ovvio, e iscrivervi all'esame sul portale, entrambe le cose. Questo perché noi scarichiamo tutti i progetti in base alle vostre iscrizioni all'esame, quindi se non vi siete iscritti all'esame il progetto non si scarica e quindi non possiamo averlo sul computer. Quindi dovete scrivere l'esame sul portale con le scadenze dell'esame e consegnare il progetto. Il progetto viene consegnato su GitHub Classroom, per cui credo che il prossimo laboratorio, non questo di giovedì, ma il prossimo ancora, avrà un esercizio del tipo caricatelo su GitHub Classroom, giusto per provare, che è un sistema automatico per gestire gli assignment, quindi vi servirà un account GitHub, qualunque avete, non importa. Avrete un link, adesso qui non c'è più, ma avrete un link che sarà scritto in questa pagina. Completate l'assignment su GitHub, qui ci sarà un link. Cliccando su questo link avrete uno scheletro del progetto, quindi un repository con dentro un client, un server e un readme, che verrà copiato in un repository privato per ognuno di voi. Quindi ognuno di voi avrà un repository privato che si chiamerà esame 1, qualunque cosa sia l'esame 1, trattino il vostro nome, il vostro ID o GitHub, non mi ricordo esattamente, qualcosa che identifichi voi, e ognuno di voi avrà accesso al proprio, privatamente, e noi avremo accesso a tutti i vostri repository. Il giorno prima va consegnato tutto, va caricato tutto in quel repository e creato un tag, anche attraverso l'interfaccia di GitHub, che si chiama Final, e qui ci sono delle istruzioni, con tanto di disegnini, nel caso abbiate bisogno, per come farlo. E la prima volta che entrerete su GitHub Classroom ci sarà un elenco di tutti i nomi, solo la prima volta, un elenco di tutti i nomi con la matricola scaricato dagli iscritti al corso dal portale, quindi voi prima di proseguire dovete selezionare il vostro nome, per cui si farà un match tra il vostro nome e il vostro ID GitHub in automatico. Comunque qua sono tutte spiegato con tanto di appunto immagini, il come farlo non è particolarmente complicato. Questo però ci dà la possibilità di avere un unico template per tutti e non avere ognuno che ha una versione diversa di tutto. Il giorno dell'esame cosa succede?
a partire dal giorno dell'esame cosa succede? Ci sarà un orale individuale per ognuno di voi in cui noi scaricheremo il vostro progetto sul nostro computer, lo eseguiremo sul nostro computer secondo le istruzioni che sono riportate in ogni tema d'esame, quindi anche voi potete provarlo nello stesso modo in cui facciamo noi, faremo noi l'esame, e in genere la prima domanda è una domanda sul codice per verificare che l'abbiate fatto voi e che sappiate rispondere. Se non l'avete fatto voi, non importa quanto bene sia fatto, siete bocciati. O se non sapete rispondere alle domande dopo che avete pagato qualcuno per farlo, questo è una scelta, però dovete dimostrare di sapere cosa avete fatto e cosa avete consegnato. Dopo questa prima domanda, in genere lanciamo tutto e verifichiamo che tutto funzioni secondo i requisiti del tema d'esame e poi facciamo altre domande sul codice Express o React. Solo sulle cose che avete consegnato e su quello che avete fatto. E possono essere domande da spiegami come hai fatto questa funzionalità a spiegami che cos'è questa riga su course, perché l'avete usato e quindi di conseguenza dovete sapere cosa fa. Ok? Sì. Una domanda, quando ci viene chiesto di spiegare delle funzionalità, cioè comunque possiamo leggere il nostro codice? Sì, il vostro codice ve lo mostrerò sul, ve lo mostreremo sul computer e voi lo... No, no, no. No. Sì. Quindi un codice non commentato. Potete anche aggiungere dei commenti nelle parti che ritenete più significative. Ovviamente avete 20 giorni per farlo. Se ci mettete 10 giorni a scrivere commenti, ovviamente avete 10 giorni per scrivere il codice. Diamo un'occhiata. Sì. Io spererei di non fare gli appelli al sabato, proprio, non so voi, ma io non ho questa grande smania di venire qui al sabato. Perché non tutti, ma per i primi appelli sicuramente quello che farò è farvi scegliere a voi quando venire. Quindi come a Intrap Web, per chi ce l'ha già fatto. Quindi ci sarà un calendario da qualche parte in cui voi potete selezionare uno slot nei giorni che ci sono sufficienti a coprire tutti. Quindi se vi iscrivete in 100, ovviamente ci vorrà 5 giorni, 4 giorni, quindi andremo avanti per un po' di tempo. E sceglierete voi quando in uno slot da 20 minuti, mezz'ora, venire, fare l'orale e poi andare. Quindi noi ci metteremo 5 giorni, voi ci metterete mezz'ora in uno di questi 5 giorni. Una domanda, ma la valutazione viene fatta in base ai requisiti rispettati? E poi... La valutazione viene fatta in base ai requisiti rispettati, e funzionali e non funzionali, quindi, e alla vostra capacità di rispondere alle domande, ovviamente. Quindi ci sono, questo l'abbiamo detto, ci sono, vedete qua, 26 punti assegnati al progetto, quindi quello che fate, 4 punti all'orale, quindi quanto sapete rispondere in maniera fluente, eccetera, eccetera, e 2 punti extra sono disponibili per studenti il cui progetto dimostra una qualità particolarmente alta e una ricchezza e precisione delle risposte durante la discussione, per un totale di 30 lode. E la lode vale dal 31 e 32, ovviamente. E non so se sì, ovviamente, però giusto per specificarlo. E questo è... E questa è la versione finale di un tema d'esame dell'anno scorso. Questo era il primo appello dell'anno scorso. Vedete, ha una parte di descrizione di cosa bisogna fare. Le parti in rosso sono le parti che sono state aggiunte dopo la settimana di commenti liberi. Quindi lì c'era un commento, non era chiaro, il testo, in questo caso il testo è stato modificato per chiarire quell'aspetto, ed è la parte in rosso, quindi le modifiche sono evidenti. E qui c'è la descrizione funzionale, cosa deve fare, e poi ci sono i requisiti, deve essere fatto con React, deve essere fatto con SQLite, bisogna usare course, e queste sono le istruzioni per lanciarlo. CD Server, Nodemon, Index.js, CD Client, NPM Run Dev. E il progetto non deve includere la cartella Node Modules
e noi ovviamente faremo npm install, eventuali requisiti sul database. Il database deve essere implementato da voi, deve essere precaricato con almeno in questo caso 4 utenti, di cui 2 di un certo tipo, 2 di un altro tipo, delle pagine, dipende dal tema d'esame. E poi ci vuole un readme che deve contenere, e c'è un template di readme, la lista di tutte le API offerte da server, quindi in maniera analoga a quello che avete fatto, quello che abbiamo fatto in aula, quello che avete fatto durante i laboratori, e una lista delle route principali dell'applicazione React e una lista dei componenti React principali che avete creato con una breve descrizione e uno screenshot di una o più pagine, dipende dal tema d'esame, e username e password degli utenti da utilizzare, quelli che avete creato nel database, perché ci sarà solo il login e non ci sarà la registrazione. E poi qui c'è la procedura di sottomissione e con come noi lo proveremo e proveremo a scaricare tutto. Quindi qui si può testare il tutto. Ok? E se... Ok? E poi prenderemo, vedete, se andate... questi sono in inglese, voi avrete anche quelli in italiano, ovviamente. Ma se andate a vedere gli appelli sono tutti strutturati più o meno uguali, dove la parte rossa ogni tanto è più ampia, ogni tanto è più piccola, dipende da quanto siamo stati chiari all'inizio. Però la struttura è sempre la stessa, ci sono dei requisiti funzionali, cosa deve fare il progetto, e dei requisiti non funzionali. E prenderemo l'ultima settimana di corso, come vi dicevo, l'ultimo giovedì, prenderemo uno di questi e inizieremo... perché ovviamente se è un lavoro di 20 giorni non possiamo farlo in 3 ore, inizieremo in quelle 3 ore a quantomeno impostare il progetto, guarderemo il template di repository che avrete in modo da usare quello di default, e quel giorno magari presenteremo anche il tema d'esame, visto che sarà già stato pubblicato. Il tema d'esame dovrebbe uscire l'8 giugno, quel giorno mi sembra sia... L'8 giugno sarà sabato, ma quel giovedì lì è dopo, sarà l'11 tipo, il 13. Sì. Questa simulazione tema d'esame sarà il 13, quindi il tema d'esame sarà già fuori da quasi una settimana. Quindi comunque lo commenteremo insieme, anche lì poi ovviamente non risolveremo quello, ne risolveremo uno passato. Ok. Domande? Sull'esame? Sì. Le domande all'orale sono esclusivamente relative a ciò che ne abbiamo inserito nel nostro progetto? Sono relative, le domande all'esame sono relative a quello che c'è nel progetto e quello che... Quindi se avete usato course, ovviamente, potrebbe esserci una domanda: che cosa fa course qui? Perché ovviamente c'è nel progetto, però non è domanda teorica del tipo dimmi che cos'è, non è una domanda teorica tipo dimmi che cos'è la closure, no? A meno che non vuoi usare una closure, però non credo. Ok, ma eventuali cornici, tipo, non so, noi usiamo una certa definizione, un certo aspetto di selezione, ma c'era una variante, potrebbe esserci qualche tipo di digressione, cioè voi avete versione 1, io vi chiedo come potremmo farlo diversamente, questo potrebbe essere. Diciamo che quel tipo di domande dipendono anche molto da quanto è ben fatto il vostro progetto, perché se lanciando il vostro progetto ci sono n cose che non funzionano, le domande prima di tutto sono sulle cose che non funzionano, e se invece va tutto perfetto, a quel punto bisogna inventarsi delle domande, allora le digressioni sono più possibili, diciamo, però in teoria sono... Potete aspettarvi, a parte la domanda iniziale, altre 3-4 domande, non credo di più, perché comunque se dedichiamo 20 minuti, mezz'ora a testa, bisogna anche lanciare tutto, provare tutto, e quindi alla fine non c'è tantissimo tempo per l'orale. Un'altra domanda che volevo fare è, se i messaggi successivi alla chiusura, diciamo, del
Allora, i commenti, fammi chiarire una cosa, i commenti li metterete la prima settimana, il testo sarà aperto a commenti e i commenti saranno nel Google Doc, ok? Dopo quella settimana ci sarà un topic sul gruppo Telegram dove invece inserire altre domande, cioè ci sarà già la prima quel topic, però le domande vanno fatte in quel topic e tra quelle domande, come una certa collaborazione, non saprei come definirla, ma non possiamo dirvi come fare, cioè non possiamo dirvi questo è corretto, non possiamo farvi l'esame noi al posto vostro, ovviamente, però se avete un dubbio potete chiedere e noi possiamo vedere se è opportuno rispondere perché non ti diamo suggerimenti troppo ampi su come farlo, oppure sarebbe un suggerimento troppo difficile. Però chiedere è sempre lecito. In caso di errori particolari... Si può chiedere, sì. Al massimo la risposta è... No, al massimo la risposta c'è, la risposta è... Mi spiace, però questo fa parte dell'esame, no? Grazie. Niente. Ok? Allora... giovedì in laboratorio potete immaginare cosa farete, continuerete questo, il vostro progetto sui film, sulla parte ovviamente di aggiunta, modifica, eccetera. Vi ricordo che martedì prossimo ci sarà Luca con l'autenticazione, che è l'ultimo argomento, e poi con me ci vedremo l'11 e il 13. Prima di chiudere, ma non è una cosa che faremo adesso, vi ricordo di compilare il questionario per la didattica, che come saprete nello scorso semestre è cambiato, quindi è più corto, eccetera, eccetera, e vi chiederà di farlo anche fino a che non vi iscrivete al primo appello che volete frequentare per il corso. E non è obbligatorio, nel senso che io nello scorso semestre ho avuto persone che lo compilavano a caso perché pensavano fosse obbligatorio. Non è obbligatorio, se non volete compilarlo, in sede di prenotazione esame andate fino in fondo e premete invia senza compilare o annulla o quello che è e vi fa registrare l'esame. Se volete compilarlo, compilatelo però non a caso, perché sennò non è molto utile. Quindi io vi raccomando, vi consiglio di compilarlo, soprattutto per la parte che riguarda di più... A me interessa di più la parte che riguarda il corso, non tanto l'organizzazione dell'orario nel semestre, perché non è un qualcosa su cui possiamo farci noi, qualcosa è un feedback utile per il Politecnico, ma non tanto per noi che organizziamo solo questo corso. Quindi se volete compilarlo, io vi incoraggio a farlo, ve l'ho già scritto su Telegram, ma almeno così anche video registrato, e apparentemente potete farlo anche dall'app del Poli. E, ecco, potete lasciare scheda bianca se volete. E... siate gentili, onesti se volete, ma siate gentili. E, quindi questa è la raccomandazione finale, sono le 11.27. Dimmi una cosa, il laboratorio del 13 dove fare la presentazione del tema d'esame, sì. Sarà più o meno registrato? Sì, quella la registriamo, perché non è proprio un laboratorio, è più esercizio in aula. Grazie. Sono le 11.27. Buon appetito perché va a pranzo, buona lezione se ne avete altra, ci vediamo fra qualche settimana.